con il presidente della Sportiva Sturla, Giorgio Conte, una grande festa. Eravate tanti, tantissimi per premiare tutti i vostri atleti che si sono distinti nel 2017. Oltre 200 atleti, tantissime famiglie. Sportiva Sturla, che cos'è? Che cosa significa per questa città? La Sportiva Sturla per questa città penso che sia un punto di riferimento, specialmente a Levante della città, dove noi siamo radicati, oltre 250 gli atleti presenti e con relative famiglie, più di 500-600 persone che ci hanno obbligato a spostarci, perché questa manifestazione, la festa dell'atleta, noi l'abbiamo sempre fatta in casa, ma l'ultima volta avevamo avuto delle difficoltà per il numero dei partecipanti e quest'anno abbiamo scelto questa sede qua del Don Bosco che gentilmente ci hanno concesso. Roberto, il nuoto della Sportiva Sturla è stato festeggiato qui al Don Bosco, tanti atleti grandi, un po' meno grandi, molto piccoli, insomma che ambiente è il nuoto della Sportiva Sturla? Ma un ambiente fantastico, un gruppo estremamente eterogeneo ma unitissimo, si parte dai ragazzini che hanno 7-8 anni fino ad arrivare ai master che sono, diciamo, il contorno più gioioso, più goliardico di questo settore. Però è un gruppo di cui ne siamo estremamente orgogliosi, che è nato qualche anno fa con poche unità e ormai siamo un gruppo di circa 80-90 ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, che fanno sport a buoni livelli e soprattutto in grande armonia, in un ambiente per noi estremamente favorevole. Avete festeggiato le vittorie, quali sono state in questo 2016-2017? Ma sicuramente anche dal punto di vista risultati stiamo crescendo, abbiamo alcuni ragazzi che sono aumentati il numero dei ragazzi che partecipano ai campionati italiani di categoria, abbiamo Matteo Maragliano che ha raggiunto le finali nelle sue specialità del Delfino quest'anno ai campionati italiani di categoria di Roma, parteciperà ai campionati nazionali assoluti e adesso che si svolgeranno a dicembre, e poi insomma quest'anno 6 ragazzi hanno partecipato ai campionati italiani di categoria, per i nostri numeri sono risultati estremamente soddisfacenti e in crescita, questo è quello che ci fa più sperare per il futuro. E per il 2018 cosa vi aspettate? Crescita dei vostri giovani, magari qualche risultato importante a livello nazionale oltre alla partecipazione, riuscirete a farcela oppure è un progetto un pochino più a lungo termine questo? Ma diciamo che è un progetto un po' più a lungo termine, però sicuramente Matteo Maragliano ha i numeri per poter arrivare a avere anche finalmente la consacrazione definitiva anche in campo nazionale, che è quello che speriamo decisamente. Comunque abbiamo altri giovani che con buone prospettive di futuro. Piero Ivaldi, una nuova avventura per te, piombi sul pianeta Sportiva Sturla, si parte forse da questa festa, da tutta questa partecipazione, da tutto questo affetto che avete raccolto attorno a voi? Sì, è una cosa importante perché ti fa rendere conto in che pianeta sei arrivato. Tutti questi atleti, le famiglie, quanto cose importanti si possono fare anche nella pallanuoto per la sportiva. Questo è un po' il legame con il passato, si pensa ovviamente anche al prossimo futuro, al prossimo campionato. Che cosa vi aspettate? Ma chiaramente l'anno scorso è stata sfiorata la promozione, quindi sono arrivati i primi e quindi non è facile eguagliare, però siamo fiduciosi di portare avanti un buon risultato. Che gruppo siete? Il gruppo è affiatato finora, poi bisogna vedere quando inizierà il campionato, che c'è tempo fino al 20, ma mi interessa anche creare movimento giovanile, quindi l'obiettivo in modo particolare è far nascere entusiasmo nel settore giovanile della sportiva e ci vorrà un po' di tempo, non da quest'anno, ma io penso che nei prossimi anni si potrà iniziare a vedere qualcosa. La grande festa della Sportiva Sturla, come sempre partecipatissima. Alessio, parliamo di salvamento, è un po' il fiore all'occhiello di tutta la Sportiva Sturla, ottenete ogni anno successi, che stagione è stata? È stata una buona stagione, comunque ricca di successi anche questa come l'anno passato, soprattutto per le competizioni in mare che, vista la nostra posizione della piscina, ci permettono di fare tanti allenamenti in ottime condizioni. Come si riesce a rimanere sempre ai massimi livelli italiani?
Con tanto sacrificio da parte di tutti, tecnici, atleti e genitori che accompagnano i ragazzi agli allenamenti. Ci racconti un po' la squadra, com'è la Sportiva Sturla Salvamento? La Sportiva Sturla è una grande famiglia per tutti i settori e credo che questa sia la cosa che poi dopo tanti anni riesce a farla stare sempre ad altissimi livelli. Quanto si allenano i ragazzi e le ragazze che hai con te e quanti sacrifici fanno? Insomma, che vita è quella del nuotatore di salvamento? Il nuotatore di salvamento fa 6 allenamenti settimanali intervallati nel periodo estivo con allenamenti in mare e più 2 palestre settimanali. Nel 2017 abbiamo già detto, grandi successi per l'anno prossimo, che cosa ti aspetti, che cosa vi aspettate tutti? Ci aspettiamo di riconfermarci agli stessi livelli, sia nel salvamento che nel nuoto, e speriamo, vediamo, la squadra cresce, i numeri crescono e vediamo di ottenere ottimi risultati. Ce l'avete un sogno nel cassetto? Ce ne abbiamo tanti, però fino a che rimangono nel cassetto sono abbastanza inutili, bisogna realizzarli.